Il ferro nell'organismo svolge molte funzioni diverse. Noi siamo abituati a pensare che sia importante soltanto per l'emoglobina nel sangue, per il trasporto dell'ossigeno e sicuramente la maggior parte del ferro serve proprio a questo. Ma poi c'è una parte del ferro che troviamo in una forma diversa, legato alla mioglobina nei muscoli e poi il ferro agisce anche nei meccanismi di trasporto e di formazione, soprattutto dell'energia. Per cui è importante per avere la giusta quota energetica, agisce anche sulla funzionalità del sistema immunitario, garantendola, e poi anche interviene nella formazione di diverse sostanze, per esempio il collagene, per esempio la mielina, che è quella sostanza che avvolge i nervi e che è tanto importante per la loro funzionalità. Ma la quantità di ferro che dobbiamo introdurre con la dieta è diversa a seconda del sesso, prima di tutto, e poi anche dell'età e dello stile di vita. Per quanto riguarda il genere, l'uomo ha meno bisogno di ferro perché evidentemente la donna ne perde una quantità maggiore quando in età fertile, ha le mestruazioni, evidentemente. E poi dopo la menopausa, di fatto, il bisogno di ferro diventa uguale per l'uomo e per la donna. Poi un caso particolare evidentemente è quello della gravidanza. Lì la quantità di ferro necessaria aumenta di molto per ovvi motivi, perché serve anche alla costruzione sia della placenta ma anche di tutti i tessuti del feto. Dopodiché ci sono situazioni come per esempio i disturbi, i problemi gastrointestinali, l'assunzione continua di farmaci come gli inibitori di pompa protonica che possono influire negativamente sull'assunzione di ferro e andando sullo stile di vita positivo, anche gli sportivi hanno un bisogno maggiore di ferro perché evidentemente necessitano di più energia, di più ossigeno, quindi di più emoglobina e poi il ferro serve anche a recuperare dopo lo sforzo andando a riparare gli inevitabili traumi che lo sport produce. Il ferro negli alimenti non è tutto uguale, esiste in due forme. La prima si chiama ferro eme ed è più facilmente assorbibile ed è quello che troviamo nella carne, nel pesce, per esempio, perché è legato all'emoglobina e alla mioglobina. Allora, una quota di questo ferro è sempre bene che ci sia presente nella nostra alimentazione. Un'altra parte importante è il ferro non eme, che si assorbe con maggior difficoltà e che è presente in tutti i vegetali, oltre che anche in alcuni alimenti animali. Allora io direi che una dieta ricca di ferro deve vedere tra i vegetali i più ricchi sono sicuramente i legumi, la soia prima di tutto, ma molto ricca anche le lenticchie, poi abbiamo i vegetali a foglia verde, ma in effetti la carne e il pesce danno un grosso, grosso aiuto a raggiungere i livelli ottimali. Ecco, nel caso delle diete vegetariane o vegane non è automatico che si vada in carenza di ferro, ma ci vuole molta attenzione. Per esempio, in chi mangia uova e latte, quindi una dieta latte o ovo vegetariana, non si deve incorrere nell'errore di pensare che latte e uova siano fonti sufficienti di ferro. Nel latte ce n'è pochissimo e tra l'altro il latte fornisce calcio, che è un antagonista del ferro e anche nelle uova lo troviamo in una forma eme facilmente assimilabile, ma in piccola quantità e solo nel tuorlo. Bisogna anche qui, e a maggior ragione per i vegani, andare da un lato sugli alimenti vegetali come i legumi, che sono sicuramente la miglior fonte di ferro vegetale, e poi adottare anche alcuni piccoli accorgimenti che aiutano a migliorare l'assorbimento del ferro vegetale. Ecco, parlando di accorgimenti, dobbiamo pensare che ci sono delle sostanze comuni negli alimenti che ostacolano l'assorbimento del ferro e altre che invece lo favoriscono. Allora, qualche consiglio molto veloce. Purtroppo il ferro viene molto ostacolato da sostanze che si chiamano fitati e che sono presenti nelle fibre. Per esempio, nei cereali integrali ci sono moltissimi fitati che tendono a legarsi il ferro e a evitarne l'assorbimento.
Altre sostanze che nuociono all'assorbimento del ferro sono i tannini, che troviamo per esempio nel tè. Ecco, il tè è molto ricco di tannini. Dall'altra parte, però, abbiamo anche dei rimedi. La vitamina C è fantastica da questo punto di vista. L'acido ascorbico, non c'è bisogno di prenderlo come vitamina C, ma l'acido ascorbico negli agrumi riesce a annullare quasi l'effetto dei fitati e quindi a rendere molto più assorbibile, fino a 7 volte di più, il ferro presente nei vegetali. Quindi, banalizzando, ma portando in tavola un consiglio concreto: se noi mangiamo gli spinaci, che di ferro ne contengono effettivamente un po', però poco assorbibile, ecco, se noi lo fondiamo con del limone, questo ferro si assorbe molto molto meglio. Quindi in generale direi mettiamo un po' di vitamina C, un po' di agrumi così in tutti i nostri pasti.